3 concerti d'alto livello al Teatro Turroni e la possibilità di assaporare i profumi e i sapori del territorio. In occasione della festa del formaggio di Fossa, Sognano Rubicone riabbraccia a suono divino. Si comincia domenica 18 novembre con il duo Miroir, che presenteranno autori contemporanei come Stravinsky, Shostakovich e Ravel. Gli altri appuntamenti nelle domeniche del 25 novembre e del 2 dicembre. Suono divino nasce dalla volontà di valorizzare la musica d'arte grazie all'impegno di Francesca Cesaretti e Davide Tura, pianisti riminesi che da 9 anni dirigono e curano la rassegna musicale soglianese. Questa rassegna vogliamo in particolar modo, con grande affetto, dedicarla all'ex assessore alla cultura di Sogliano, proprio perché ci ha sostenuto sempre con grande cura e con grande partecipazione ad ogni iniziativa che abbiamo presentato. La prima giornata sarà domenica 18 novembre alle 15.15. Si presenta un duo che viene dalla Lombardia, si chiama Duo Miroir, con i pianisti Antonello D'Onofrio e Claudio Soviero. Sono un duo da vedere assolutamente, per cui non si può mancare a questo appuntamento, proprio perché lavorano con grande entusiasmo, sono sempre pronti a mettersi in gioco con nuovi programmi e idee originali. Il secondo concerto sarà domenica 25 novembre con il duo di Elga Pisapia e Sara Cianciullo. Entrambe suonano da tempo insieme e ci proporranno musiche di Mozart, Grieg e Debussy. Domenica 2 dicembre sarà l'ultimo concerto col duo Cesaretti Tura. Quest'anno abbiamo lavorato in maniera speciale su Castelnuovo Tedesco, un compositore italiano emigrato in America che ha fatto del pianoforte il suo strumento principe. Personalmente ho avuto l'occasione di arrangiare questi brani e senza il supporto e la collaborazione di Francesca non avrei mai creato un arrangiamento di ouverture orchestrali per il teatro di Shakespeare. Quindi aspettiamo i vostri applausi, i vostri sorrisi e siamo pronti a darvi la miglior musica che Suono Divino quest'anno può regalarvi.